Sims, 54enne texano, ex volontario in Vietnam, rapito diverse volte, lui e anche il figlio, dagli alieni, da forme di vita extraterrestre. Abbiamo intrapreso il cammino di discussione con lui per capirne un po' di più. Lei che li ha incontrati, magari ne ha memoria, o forse loro tendono a cancellarla parzialmente, la memoria di questi incontri con gli alieni, ci può descrivere come sono? Buoni, cattivi, come sono fatti? Perché poi c'è tutta una letteratura, una cinematografia che ci racconta in certi modi, ma... La cinematografia in gran parte è sbagliata. Gente di Hollywood che produce le immagini da vendere. Le entità sono abbastanza magre, sono simili un po' a quelle dei cinema, però ad eccezione del fatto che loro sono in grado di controllarti. Questo controllo comincia dall'infanzia e poi prosegue per tutta la vita di una persona fino all'età di 80-90 anni. C'è l'idea secondo cui queste entità siano qui per salvarci, per salvare il pianeta. Io non penso che sia così, assolutamente. Io penso che loro sono qui perché hanno le loro finalità, non sono qui per dircele. Sono un po' come una comunità di intelligence, servizi segreti, non ci diranno mai perché sono qui e cosa vogliono fare. Che cos'è all'interno di questa valigetta, Mr. Simpson? All'interno della valigetta ho degli oggetti, dei reperti che mi ci sono voluti 38 anni per raccogliere, da 23 interventi chirurgici che abbiamo eseguito su rapiti con dei chirurghi cardiovascolari, con altri scienziati e medici. Abbiamo fatto esaminare questi reperti, alcuni di questi reperti, dei materiali che sono stati trovati dentro queste persone di origine meteoritica. Dopo, soprattutto ne abbiamo trovato uno di origine meteoritica con uno studio eseguito con un finanziamento di $38,000. Tutte cose molto piccole rintracciate all'interno di persone che sono state rapite da alieni. Che cos'è? Lo sta indicando? Qui è un ragazzo che non dice di essere stato un rapito. Lui era andato in camping ed era sparito per 3 ore. Non aveva nessuna idea di dove si trovasse, non si ricordava nulla. Poi quando è tornato aveva un infortunio al ginocchio, è andato dal dottore, cosa normalissima. E il dottore ha trovato con le radiografie 4 oggetti di dimensione molto piccola all'interno del tendine del ginocchio. È stato mandato da uno specialista, naturalmente, e lo specialista ha aperto il ginocchio. Era molto preoccupato, molto allarmato, ha detto: non so di che cosa si tratti e non voglio sapere di cosa si tratta e non ordinerò un referto patologico, che è una cosa assolutamente inaudita nell'ambito della chirurgia. Era un materiale di tipo plastico, ma non è un oggetto naturalmente interno all'organismo, è stato installato chirurgicamente, su questo non c'è dubbio. E questo vale anche per altre cose che vedo all'interno della sua valigetta. Sono mortificato a parlarle come però lei penso possa capire, da scettico. Io non ho avuto modo di incontrarle. Certo. Però ho sentito parlare dell'Area 51, la famosa Area 51, l'Area 52 in Australia, l'Area 53 in Antartico. Se i governi di importanti potenze si continuano ad adoperare su queste cose, forse qualcosa di vero c'è. Le domando, alcuni giornali hanno parlato di lei come un mistificatore, una persona che racconta la sua vita in maniera talmente affascinante e fascinosa da indurci a credere che quello che ci dice possa essere vero. Il nostro scetticismo ci impone una domanda. Lei è in grado di poterci dare una risposta definitiva? La mia risposta è di due ordini. No? Il miglior modo per avere una risposta da chiunque non è certo dai giornali, ma è dagli individui stessi.
Io non dedicherei 38 anni della mia vita ad avvenimenti che mi sono successi, a me, a mio figlio e a migliaia di altre persone in quasi tutti i paesi in cui io sono andato, se non avessi nessuno scopo, nessuna finalità, senza nessun motivo. Beh, se io non ho mai visto qualche cosa, forse non esiste, ci si dice. Questa di solito è la risposta tipica degli scettici. Ma la difficoltà, il problema di questa dichiarazione è che, per esempio, io recentemente non ho visto la gravità, però la gravità esiste. Questa è Roma, siamo a Roma. Non molte persone hanno visto Dio, però ci credono. Le entità sembrano essere interessate soltanto ad alcune persone, non perché sono più intelligenti, più sagge o per altri motivi, ma perché seguono la loro genealogia. Perché questo non lo sappiamo. Noi formiamo un team di 40 ricercatori, alcuni del MIT, dell'Università di New York, di altri eminenti istituti, che stanno cercando di aiutarmi nel mio tentativo in questa ricerca, soltanto perché vogliono sapere, scoprire quello che sta succedendo. Io non so se dubbi sono stati dissolti attraverso le sue parole. Sicuramente il modo in cui lei sta spendendo la sua vita ha un significato. Il fatto che lei sia stato anche pagato per adoperarsi per determinati tipi di ricerche vuol dire che probabilmente certe cose hanno ragione di essere spiegate. Se bisogna spiegare qualcosa vuol dire che da qualche parte qualcosa c'è. Io non voglio dare risposte ad alcuno. Lei ha fatto un paragone forte per noi cattolici, ha fatto un paragone con Dio. Non so che cosa dirle, ci penserò sopra, però la ringrazio per essere stato qui. Thank you so much. Have a nice day. È un onore essere a Roma. Have a nice trip back. Buon viaggio di ritorno, Mr. Darrell Sims. Grazie davvero. Grazie, Paolo. Grazie davvero, Mr. Sims. Continua il nostro campionato parallelo, tra poco l'ecografia tridimensionale in diretta con la signora Panico, ma abbiamo un ultimo compito da assolvere, burrascoso anziché no. Prego Claudio. È la coppia.